Cari amiche e amici, grazie per l'invito che avete rivolto a me e anche all'associazione Metere che rappresento. Mi trovo qui in Sicilia, quindi Italia, e sto parlando dalla sede nazionale. L'argomento che mi avete proposto di poter condividere con voi è certamente uno degli argomenti più delicati e sicuramente una delle situazioni globali ormai drammatiche già da tempo spesso denunciate. Perché noi sappiamo che la tratta delle persone è veramente un'attività ignobile nella società in cui viviamo, o quelle società che si dicono civilizzate. Sono sfruttatori e clienti a tutti i livelli, dovrebbero fare un serio esame di coscienza davanti a se stessi e davanti a Dio. Queste non sono mie parole, sono le parole di Papa Francesco che rivolse già fin dal 24 maggio del 2013. Parole forti, parole vibranti, parole che hanno scosso le coscienze di chi già si occupa da tempo di tutela dei bambini, dei minori, delle persone vulnerabili, delle persone schiave o schiavizzate per vari scopi, sia per scopi lavorativi come per scopi prettamente di sfruttamento sessuale, attraverso quelle forme di prostituzione che vediamo ancora oggi, ahimè, lungo le nostre strade e in tutte le situazioni di periferia del mondo. E aggiungerei anche delle periferie digitali, quelle periferie digitali che proprio attraverso, particolarmente in questo tempo di lockdown e in questo tempo di restrizioni, sono molto più esplose, si vedono maggiormente, a tal punto che non solo in questo caso la polizia italiana, nello Stato italiano, ma anche in tanti altri paesi nel mondo che hanno attenzionato questo problema, comprendiamo che c'è stato attraverso il web una esponenziale crescita, a tal punto che gruppi dove si poteva benissimo adescare i minori sono aumentati di gran lunga in maniera esponenziale, a tal punto che hanno portato anche delle operazioni internazionali di repressione di questi fenomeni abietti, ma anche pieni di orrore, dove non hanno risparmiato nessuno, sia dai neonati fino all'età giovane dei minori. Pertanto, voi comprendete che questo fenomeno, soprattutto legato al mondo del web, è un fenomeno particolarmente attenzionato. Perché dobbiamo anche studiare, ma questi sono i documenti che spesso sono stati prodotti nel Consiglio d'Europa, sono stati prodotti in tante organizzazioni mondiali che si occupano di questo fenomeno, magari probabilmente si occupano nel senso di studio, di analisi, di orientamento, probabilmente senza avere il dato concreto di ciò che sta accadendo veramente. Però comunque, al di là di ogni cosa, noi sappiamo che bisogna studiare ormai in maniera approfondita le minacce derivanti da internet. È che internet è ormai una delle strade principali dove oggi si adescono i bambini, sia per la prostituzione che per il traffico di organi o per il lavoro forzato. Questo ormai è un dato scontato. Del resto, anche il Santo Padre, più volte, ancora una volta, mi permetto di mettere nella mia povera bocca, nelle mie povere parole, le parole autorevoli del Santo Padre. Lui stesso ha detto che per quanto riguarda il traffico di esseri umani, anche legato al mondo di internet, faccio riferimento all'interessante dichiarazione di Roma avvenuta dopo il convegno mondiale presieduto dal Santo Padre, dove in questa dichiarazione ci si appellava ai grandi colossi del web affinché potessero iniziare a collaborare nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e soprattutto per quanto riguarda la pedofilia, la pedopornografia.
e considerando che lo sfruttamento sessuale dei minori poteva benissimo rientrare nelle logiche, ecco, della tratta di esseri umani. Ma questo lo dirò in seguito con pochissime battute per capire esattamente di cosa stiamo parlando, perché molte volte ci si può porre la domanda: ma può essere legato la categoria, la riflessione, anche il contrasto del traffico di esseri umani con il mondo del web? In effetti, tuo padre diceva che su questo tema, la tratta di esseri umani, ma non soltanto, io aggiungo, mi permetto di aggiungere, sulla questione del fenomeno del web, che dove viene trafficato l'umano e quindi l'essere umano, soprattutto i bambini, attraverso la logica del reclutamento e soprattutto dell'adescamento, dell'induzione alla esposizione digitalizzata del corpo nudo dei bambini e quindi di conseguenza alla commercializzazione del prodotto, perché non dobbiamo mai dimenticare che le foto e i video che noi vediamo o che magari qualcuno non vuole assolutamente vedere per prendere sul serio il problema, sono già abusi avvenuti. Cioè, sono già situazioni in cui la domanda principale che ci poniamo: ma questi bambini chi sono? A chi appartengono? Di quale nazione? Che cosa è accaduto o accadrà ad un neonato violato? Che un neonato, voi sapete meglio di me, l'esperienza dell'associazione Mater da 30 anni a questa parte lo dimostra, non telefonerà mai a nessuno, non chiederà mai aiuto, non prenderà mai un smartphone per mandare un help, né tantomeno un telefono per dire aiutatemi. Immaginate il farfugliamento, la parola, ecco, di un neonato è sul problema del traffico di esseri umani riguardo alla reclutamento di neonati e quindi di conseguenza tutto ciò che accade per reclutare neonati, partendo dalle famiglie, dai tutori, partendo dagli ospedali, dai reparti dove i neonati vengono accuditi o dovrebbero essere accuditi. Ecco, capite che il problema del traffico di esseri umani, il Papa stesso ripeteva e diceva in risposta ad un gruppo di bambini immigrati, che sicuramente sul tema della tratta c'è molta ignoranza, ma a volte pare che ci sia anche poca volontà di comprendere la portata del problema. Perché, lui si domandava, credo che ce lo domandi ancora oggi, perché? Perché in fondo questo problema della tratta di esseri umani, anche legato al web, ci tocca da vicino, tocca molto le nostre coscienze, perché è un argomento scabroso, avete capito? Io sono convinto che chi ha ascoltato e chi ha un po' di coscienza, quando ho detto che ci sono neonati coinvolti in questo traffico abominioso, ecco, della carne umana innocente, beh, chi ha coscienza sussulta il cuore, chi ha coscienza non può fare altro che non paralizzarsi, ma reagire di fronte a queste problematiche dove avvengono. Non solo nelle cosiddette periferie del mondo, ma anche nelle cosiddette periferie digitali, fondamentale categoria, per farci comprendere che il digitale, pur essendo un aspetto estremamente positivo, ha anche dall'altra parte il lato oscuro, che è il lato oscuro dell'uomo. E quindi comprendete che il cybercrime è un fenomeno particolarmente complesso, in ragione alla natura anche ambigua e senza confini dello spazio cibernetico. I reati informatici traggono vantaggio nelle possibilità, ma anche dalle opportunità offerte da Internet, che accresce evidentemente, ormai lo sappiamo da tanto tempo, la portata, la velocità, la facilità di esecuzione delle transizioni, riducendo nel contempo i costi correlati al rischio dell'individuazione, il concetto dell'anonimato è di fondamentale importanza, però vedete già fin da ora, mi permettete, io faccio un appello ai colossi del web, che non possono nascondersi o far emergere la estrema tutela della privacy degli utenti quando di fatto corre nei byte della loro esperienza una questione legata proprio alla non conservazione dei dati che possono aiutare l'identificazione, ecco, del soggetto o dei soggetti che spesso si sono organizzati a livello di criminalità. Del resto, lo sappiamo tutti che il cybercrime, legato soprattutto a certi fenomeni, tanto per citarne qualcuno, la droga, tanto per citarne qualcun altro, la prostituzione,
la pornografia, ma ciò non toglie che la pedofilia e la pedopornografia, che è diventato anche una struttura di business economico dove i bambini vengono estremamente sfruttati fin dalla tenera età, non può essere non considerata come qualcosa di grave, come un fenomeno che deve imporre un impegno globale contro fenomeni globali che vanno a toccare la vita intima dei nostri bambini, dei nostri piccoli. Su questo io vorrei darvi una provocazione, nel senso buono del termine. Noi siamo qui per costruire, non certamente per demolire. Già questi fenomeni hanno demolito e demoliscono la nostra società, le nostre coscienze vengono profondamente interpellate. Però la domanda è una: è vero o non è vero che questi fenomeni possono essere considerati, quindi aggiungo anche la pedofilia, la pedopornografia online, lo sfruttamento sessuale dei bambini, e quindi anche di conseguenza la tratta di esseri umani, che hanno questa finalità nel reclutamento dei bambini e soprattutto per quanto riguarda anche la commercializzazione dei corpi dei innocenti dei bambini, perché sono commercializzati, non possono essere definiti in maniera chiara, limpida, senza interpretazioni di sorta, crimini contro l'umanità? Non possiamo pensare che questo fenomeno deve essere in un certo qual senso condiviso da tutti? Non pensate che il problema della tratta degli esseri umani, che è inserita in questo contesto, non può essere inserito anche l'interpretazione, spesso non condivisa da tutti, che le nuove frontiere di internet del crimine, bene, amplificano questo fenomeno, perché la tratta degli esseri umani costituisce un problema primario oggi in Europa e non solo, soprattutto a livello globale. Lo sappiamo tutti, io sono forse il minore esperto per quanto riguarda l'analisi o l'analista del fenomeno, ma certamente posso dire una cosa in più attraverso l'associazione Meter, e vi consiglio in maniera molto serena, abbiate la possibilità, ci sono anche le traduzioni in inglese dei nostri report che annualmente noi produciamo, che non sono dati statistici consegnati ad una società di statistica, ma il lavoro quotidiano dell'associazione Meter, che compie da 30 anni, inoltrando una serie di migliaia di denunce a tutte le polizie del mondo affinché si possano sviluppare delle indagini. Ovviamente non si può pensare soltanto ad un fatto di indagine per contrastare, cosa importante. Qui si richiedono dei progetti globali, cosa che nella carta, nelle dichiarazioni, nelle intenti del Consiglio d'Europa, dell'ONU, esistono, ci sono, però di fatto poi la traduzione concreta in fatti concreti continuati a tempo lungo, ecco, devono essere certamente attuati. Si fa, ma si deve fare molto di più. Certamente non basta questo fenomeno. Pertanto voi comprendete che anche gli analisti hanno ritenuto opportuno e pensano che questo fenomeno evidentemente trova uno sbocco necessario e fondamentale per quanto riguarda la questione dell'uso, lo ripeto ancora, delle nuove tecnologie, perché in materia di tratta di esseri umani. Essi hanno ritenuto, gli analisti a livello mondiale, che la definizione, questo è interessante, forse ci fa andare a un passo in più, la definizione di esseri umani, di tratta di esseri umani contenuta nella Convenzione si applica anche quando la tratta viene praticata con l'uso delle nuove tecnologie e delle informazioni. Così, ad esempio, quando la definizione, che voi conoscete benissimo, si riferisce al reclutamento di una persona, va bene, questo reclutamento è considerato tale con qualsiasi mezzo sia stato effettuato, orale, a mezzo stampa, via internet. Evidentemente dicono che questa discussione a includere una nuova disposizione sulla questione della convenzione, ecco, che rendesse la disposizione di cooperare a livello internazionale, però sicuramente queste nuove interpretazioni, ormai credo anche pacificamente accolte, possono essere applicate alla tratta di esseri umani. Ecco che le moderne tecnologie, va bene,
che hanno creato nuovi problemi e sfide, ecco, con una sconcertante dimensione mondiale, hanno portato vantaggi all'umanità, ma anche estremamente svantaggi. Il crimine si è organizzato. E dove si è organizzato? Beh, immaginate la diffusione universale e incontrollata dell'accesso. Noi lo sappiamo che il mondo del web è incontrollabile. Come si fa a controllare? Ci vorrebbero gli stati dittatoriali che neanche lì riuscirebbero a controllare. Il vantaggio di internet è non controllare i flussi delle informazioni, però è anche vero che bisogna regolamentare. Gli stati dovrebbero darsi una legislazione globale. Certo, è impensabile, ma io lo penso e lo dico, pensare ad una carta globale che tutti gli stati del mondo dovrebbero adeguarsi per regolamentare questi flussi criminali che riguardano soprattutto i siti di pedofilia, la pedopornografia. Si è diffuso in modo globale veramente attraverso i personal computer o gli smartphone. Lo sfruttamento dei bambini ha così assunto un carattere estremamente transazionale. Il bambino sfruttato, fotografato, videato in Brasile, me lo ritrovo nelle case dei pedopornografi italiani, me lo ritrovo nelle case e nelle tasche attraverso lo smartphone, in una pennetta, in una pendrive, di tutti gli uomini prettamente o estremamente criminali, perché chi fa questo tipo di traffico non può essere considerato una persona per bene, ma una persona criminale che sicuramente deve essere aiutata e redenta, ma sicuramente dobbiamo dire che il male che porta dentro la tasca è il male fatto sui bambini. Allora voi comprendete che questa situazione è così complessa e così delicata che tutti i protocolli devono non solo essere accolti e considerati nella propria intenzione di azione necessaria per contrastare, ma dare necessariamente all'urgente questione legata alla tratta di esseri umani, nell'interpretazione che vi ho dato per quanto riguarda l'aspetto legato a internet, contrastata nel migliore dei modi. Meter cosa fa? Vedete il logo dietro di me, quella è una M che fa riferimento alla Vergine Maria e quindi Meter è la parola greca che significa madre, accoglienza, protezione. L'associazione ha 30 anni di esperienza, è stata pionieristica nel mondo per quanto riguarda la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia online, nel giorno in cui io proprio a Roma mi sono imbattuto negli anni 90 nelle prime immagini pedopornografiche che venivano trasmesse online. Un mondo preistorico, ma un mondo che mi ha interpellato. Cosa fare nei confronti di un fenomeno che doveva diventare, diventò ed è presente, così globale, così estremamente delicato e paradossalmente sotto gli occhi di tutti o di molti, e che richiede sempre e comunque un intervento incisivo, forte, intenso, affinché possiamo liberare questi bambini. La pedofilia e la pedopornografia, voi sapete che in vari stati è definita attraverso le leggi, le norme che si sono adottate, la prima in Italia che è stata anche una apripista per quanto riguarda le nuove norme che poi i paesi europei e non solo si sono adeguate o le hanno formulate, la definisce la pedofilia e la pedopornografia una nuova forma di schiavitù. Del resto la tratta non ha una forma di schiavismo? Questa nuova forma di schiavitù coinvolge bambini normalmente prepuberi, cioè dire da bambini da 0 massimo a 12-13 anni, cioè che ancora non hanno sviluppato i caratteri sessuali maturi. I pedofili, i pedopornografi, che da singole persone hanno strutturato una vera e propria organizzazione criminale, e vi posso testimoniare e garantire anche alla luce delle segnalazioni che Meter ha fatto in tutti questi anni, dove si sono sviluppate più di 24 operazioni nazionali e internazionali, a volte anche con addentellamenti di criminalità organizzata molto pericolosa.
di cui io ho subito anche, subisco anche una questione di sicurezza da parte delle forze dell'ordine da più di 20 anni, ecco, perché mi hanno minacciato, mi hanno vessato, evidentemente per loro divento, assieme a tanti altri compagni di viaggio, uno dei nemici acerrimi nei confronti di questo fenomeno di sfruttamento sessuale dei bambini. Allora Mater cosa fa? Cosa ha fatto? Bene. Negli ultimi, tenete conto, dal 2002 a 2020, abbiamo noi segnalato in tutto il mondo 61.525 segnalazioni. Per segnalazioni intendiamo che per ogni protocollo inviato, noi abbiamo anche dei rapporti ufficiali con diverse forze di polizia, in questo caso quella italiana, ma anche quella polacca. Abbiamo una relazione con la Nuova Zelanda, ma anche con la Germania, con la Svizzera. Quindi noi cerchiamo di inviare, quando noi riteniamo opportuno, che sono i siti o i riferimenti allocati in quelle nazioni o hanno un'estensione che riguardano le nazioni, ecco, noi mandiamo la segnalazione. Quelle segnalazioni, se venissero tutte trattate, sicuramente avremmo dato un grande colpo, ecco, di repressione al fenomeno. Non tutte vengono spesso analizzate. Il tentativo è quello di mandare anche ai service provider le nostre segnalazioni che sì, cancellano il materiale, però ahimè non hanno la responsabilità, se non solo su base volontaria, anche perché in tanti stati non c'è l'obbligatorietà da parte dei service provider di conservare i dati e di conseguenza inoltrarli alle forze di polizia, e quindi questo significa che non si può fare un chiaro, forte, incisivo, ecco, azione contro chi traffica di bambini, perché anche i video e le foto sono bambini che sembrerebbero in foto virtuali, ma sono bambini reali, già abusati. Lo voglio ribadire questo, cari amici e amiche, proprio per questa ragione, perché noi non dobbiamo pensare che la foto e il video sono virtuali, sono bambini già abusati, sono bambini che il danno alla loro esistenza è già avvenuto ed è un danno permanente, con conseguenze a lungo termine, forse per tutta la vita, ecco, dei cosiddetti sopravvissuti all'abuso. E vi posso garantire, se alla luce di quello che noi segnaliamo come Meter corrispondono nel rapporto 1 a 1 le foto, bene, tenete conto che noi soltanto dal 2014, quindi fino al 2019, gli ultimi 5 anni, abbiamo segnalato più di 16 milioni di foto con 3 milioni 469 mila video, che corrisponderebbero di per sé, ecco, io credo che voi state entrando nel modo con cui io sto presentando la nostra attività, ecco, corrispondono veramente a decine di milioni di bambini coinvolti. E questo numero è dato dalla conferma dei dati che in un certo qual senso le organizzazioni mondiali, che hanno magari una visione più globale e più, come dire, riscontrabile, anche questo è tutto riscontrabile perché depositate ufficialmente alle polizie di tutto il mondo, di mezzo mondo. Allora voi comprendete che di fronte a questo fenomeno, se pensiamo che l'Europa ha circa 18 milioni di minori abusati sessualmente, e se facciamo un rapporto 1 a 1, abbiamo 18 milioni di minori 18 milioni di abusatori che hanno abusato di bambini. Allora questo è veramente drammatico di fronte ad una realtà. Questo dato dei 18 milioni è stato anche ribadito da Papa Francesco nel febbraio del 2019 al Congresso Mondiale che è stato svolto in Vaticano per quanto riguarda gli abusi sessuali, ecco, sull'infanzia nel mondo e nella Chiesa. Ecco, questa è la dimostrazione che i numeri sono estremamente, come dire, magmatici, ma così gravi che non può permetterci di stare a guardare senza agire. Vi dico ancora di più, evidentemente, noi monitoriamo la rete senza mai interloquire con i soggetti pericolosi che fanno del danno ai bambini, ma ciò che noi rinveniamo, e vi invito a venire ad Avola a visitare i nostri centri nazionali, che evidentemente non è soltanto una telecamera, ma è tutta una realtà molto forte, molto variegata. Adesso ha 30 anni di storia, abbiamo fatto veramente inciso nella logica del contrasto, ma soprattutto della prevenzione, dell'informazione, dell'aiuto alle vittime.
Volevo dirvi appositamente che abbiamo noi il centro di ascolto e di prima accoglienza. Abbiamo noi accolti già 1700 vittime e ahimè, devo dirvi, abbiamo accolto e orientato e accompagnato e sostenuto anche vittime dei famosi sbarchi del Mediterraneo, dove delle bambine e delle adolescenti erano state anche non solo trafficate, ma anche, ahimè, violate nella loro intimità. E aiutate attraverso i centri di ascolto e di aiuto, cercando di dare una grande speranza anche alla loro esistenza. Questa è la dimostrazione che si può fare molto di più e si può fare tanto. Anche il nostro numero verde, che è nazionale evidentemente, però ciò non significa che non abbiamo dato apporti a livello anche internazionale, proprio raccoglie decine di migliaia di telefonate, dove anche in questo caso non solo c'è un ascolto, ma c'è anche un accompagnamento concreto. Allora voi capite che non è solo un problema legato al web. Il web, pur essendo virtuale, ha un impatto nella vita reale. Ed è la realtà dell'uomo che ha bisogno di essere accompagnata. Mi permettete, per tirare un po' le somme in questa lunga chiacchierata, quello del dirvi che in fondo noi siamo coloro che passano come il buon samaritano per le strade del mondo, ma anche per le strade digitali, dove in quelle strade avviene di tutto, avviene che ci sono anche i malcapitati, avviene anche di tutto che ci sono gli sfruttati, avviene anche di tutto dove bambini, persone vulnerabili, deboli, vengono sfruttati dalle logiche del mistero del male, applicato da persone che vogliono fare del male. E allora pertanto che cosa fa il buon samaritano? A differenza di tanti altri che sono stati indifferenti, e oggi c'è una grande indifferenza riguardo a queste problematiche. Noi da 25 anni celebriamo la giornata Bambini Vittime, fu la prima giornata che mise in evidenza proprio la sensibilizzazione, ma anche soprattutto la preghiera per quanto riguarda le vittime di abuso sessuale, di pedofilia e pedopornografia. L'abbiamo celebrata da 25 anni, quest'anno cadrà la prima domenica di maggio, e che normalmente abbiamo sempre concluso a San Pietro, con un messaggio e un saluto speciale dei Santi Padri, in questo caso del nostro ora Papa Francesco, dove non solo ci incoraggia ma ci impegna, è un appello a far sì che il buon samaritano si fermi, si carichi la vittima, il malcapitato, immaginate i bambini, le persone vulnerabili, coloro che vengono trafficati anche nel web, e dall'altra parte portarli in luoghi sicuri. In quei luoghi sicuri, ecco, c'è il locandiere, cioè colui che cura queste persone. Ecco, noi crediamo che è possibile creare una sinergia di impegno e di lavoro. Non è formalismo né tantomeno burocratizzazione. Qui stiamo parlando di persone umane e ahimè, magari Dio ne potessimo salvare uno soltanto, avremmo dato senso a tutta la nostra esistenza. Vi invito veramente a visitare il nostro sito associazionemetere.org, lì troverete tutte le informazioni e speriamo che questo nostro incontro possa diventare un incontro fruttifero, un incontro capace di dare sempre più speranza a chi ha perso la speranza, voce a chi non ha voce e soprattutto dare possibilità ai bambini di vivere la loro infanzia, perché sono i prediletti del Signore. Vi ringrazio tutti.